La nuova pavimentazione del centro storico all'Aquila è un disastro. Parola di Massimo Prospero Cocco, presidente coordinamento Associazione Disabili, non solo per il lato estetico, che stride per lui con gli edifici della città, anche per alcuni aspetti legati alla fruizione delle persone con disabilità. La pezzatura della pietra, infatti, non ha permesso di modulare la pendenza ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, cosa necessaria almeno nei marciapiedi nella maggior parte dei negozi o dei portoni d'ingresso dei palazzi. Una gravissima occasione persa, secondo lui, per rendere la città accessibile a tutti, nonostante gli allarmi che da anni le associazioni avevano lanciato. Questo ha comportato che le barriere architettoniche non sono state eliminate, anzi in alcuni casi sono state accentuate, in altri ne sono state create di nuove dove non esistevano. La conseguenza è che oggi nella quasi totalità dei negozi lungo il corso chi è in carrozzina non potrà entrare. In fase progettuale serviva più attenzione per Prospero Cocco. La pavimentazione del centro storico è molto importante perché durerà nei prossimi 50 anni. Sono state fatte molte cose per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono state messi lodge per terra per le persone cieche, purtroppo si poteva fare di più e non si è fatto per l'accesso ai negozi e ai palazzi lungo il corso. Va fatta una maggiore attenzione perché comunque questo condizionerà nei prossimi anni l'accessibilità della città. Questo è importantissimo, per cui mi auguro che nelle prossime piazze o strade che si faranno diventate in futuro ci sia questa maggiore attenzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'Aquila.